Buongiorno amici, sono Vita. Volete venire in cucina con me e aiutarmi a fare i baci di dama? Ho gli ingredienti pronti, adesso cominciamo e vi faccio vedere la ricetta. Bye bye, mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao ciao! Ed eccoci pronti con gli ingredienti per i baci di dama. Allora, 200 grammi di pasta di nocciole, di farina di nocciole. Se non trovate la farina potete frullare le nocciole. 200 grammi di burro fuso, 200 grammi di zucchero, un uovo e 225 grammi di farina. Allora, la farina è già pronta. Si mettono l'uovo. Incomincio a mettiamoci anche lo zucchero. Un po' alla volta il burro, facciamo una bella pastella. Poi alla fine la farina un po' alla volta. Non ci vanno tanti ingredienti, però sono tosti e anche tra virgolette costosi, ma se vogliamo mangiare un buon biscotto una volta ogni tanto bisogna anche chiudere gli occhi e aprire il portafoglio, ragazzi, quello sempre. Io mescolo, aggiungo fino a quando non ho aggiunto tutta la farina. La pasta è pronta. Allora io devo fare, ho provato a fare una, devo farle tutte della stessa misura, vedete? Quello sarà per me un po' difficile. E appoggiarli. Cominciamo dalla metà, così vedete. Allora, dovrei avere il bilancino per... Ma ce la facciamo, vedrete. Continuo così, solo con appoggiarli, senza appiattirli. I biscotti tutti appoggiati, pronti. Adesso in forno a 180 per 20 minuti.
Poi bisogna lasciarli raffreddare completamente e poi procediamo. I bacetti di dama, anzi i baciotti, sono corti, vedete? Sono corti. Io assaggio uno piccolino come so. Sono buonissimi già così. Con la punta di un coltello. Spalmo. La Nutella e metto un altro bacio. La porzione dice 2 a testa. Li metto in un cestino. Non so se vi ho spiegato l'occasione che li preparo. Stasera sarà la festa con gli amici di mio nipote 18enne. Quindi sono solo ragazzi. Allora, ho approfittato, li faccio tanto più dolci hanno, più robe hanno, più mangiano loro, non hanno problemi. Quindi ne faccio un po' di più, ma li tengo anche per me. È un lavoro un po' di pazienza. Avrebbe potuto venire ad aiutarmi, sinceramente. Io vado avanti, poi ci vediamo dopo. Ed ecco, il mio lavoretto è finito. In 15 ragazzotti penso che li mangeranno tutti. Cosa vi sembrano? Sinceramente non è tanto il lavoro, è più la pazienza di stare a spalmare, a fare. Saranno felici, penso. Ecco, io vorrei assaggiare tanto uno, ma la dose dice 2 al giorno, io ne ho già assaggiati 2, ma va, facciamolo, non c'è 2 senza 3. Buonissimi, mamma mia, che bontà. Ciao amici. Buongiorno amici, oggi c'è il sole finalmente. Allora prepariamo una ricetta fresca. Qui ho 200 grammi di farro, l'ho lavato ben bene e lo metto a bollire. 20 minuti, 22 di cottura, perché non deve essere né scotto e né duro. Lo vado a mettere. Vediamo un po' con cosa possiamo condire il farro. Allora, ho preso formaggio primo sale. Ho 2 pomodorini secchi, olive taggiasche, piselli, 2 pomodorini e verdure grigliate che le ho prese già pronte. Adesso cominciamo intanto a preparare, tanto che il farro si cucina. Allora, prima i piselli. Scusate l'imprevista, qui cade tutto. Tutto lavato, tutto preparato in anticipo. Avanti con i pomodorini. Ho tagliato tutte le verdure grigliate e aggiungiamo anche questo invece di riso. Si mangia a farro, ma già da questi ingredienti si vede che è ottimo. Adesso preparo il formaggio. Penso
quasi quasi domani sia ottimo per il mare. Dopo sento se è giusto di sale, perché l'ho già messo nell'acqua. Adesso copro e aspetto che il farro sia cotto per unirlo. Il farro cotto è raffreddato. Aggiungiamo delle verdure. Che dite? Passiamo all'assaggio? Pochino, pochino, cerco di prendere un po' di verdurine. Dimenticavo, un 4 foglioline di basilico, che poi quando lo copro prendono sapore. Passiamo all'assaggio. Una bontà. Buonissimo, amici. Arrivederci, buon pranzo a tutti. Ciao ciao, un abbraccio a voi.